totalmente... Mamma mia. Avrei desiderato farlo rosa. Che bello. Ciao a tutti, ben ritrovati in questo mio nuovo video. Questo è un video haul natalizio, è il primo anno che lo faccio, anche perché io sono sempre stata molto tradizionalista nel farlo con il rosso e il dorato. Invece quest'anno ho voluto cambiare, proprio perché volevo cambiare. Mi andava di riprendere le cose di l'anno scorso. Chi mi segue sia su YouTube da un bel po', sia anche su Instagram, sa che io l'anno scorso ho perso un mio gatto. Quindi non lo so, quest'anno ho... davvero bisogno di cambiare. Chi mi conosce sa molto bene che il mio colore preferito è il rosa, quindi io vivo davvero di rosa, rosa Barbie. E fatemi sapere voi quest'anno l'albero come avete scelto di farlo, o se l'avete già fatto. Lo fate tradizionalmente con il rosso, oppure non lo so, preferite il bianco, preferite il dorato. C'è anche chi lo fa oro rosa, che è un bellissimo colore. Oppure, non lo so, se lo fate blu, ci sono davvero tanti tanti gusti. Quindi fatemi sapere com'è il vostro albero natalizio. Io non ci trovo nulla di male a chi lo fa prima, anche per Natale è il periodo più bello dell'anno, quindi secondo me è un periodo che vola, cioè davvero le feste natalizie volano, quindi meglio godersele prima. Già fare l'albero, arredare casa, secondo me dà molta più serenità, molta più gioia, rispetto stare là ad aspettare l'8 di dicembre. Anche perché tra l'8 e il 31 il tempo davvero vola. Poi dovremo aspettare Natale fra un anno, quindi è meglio goderselo un mese prima, secondo me. E un'altra cosa, tutte le persone che magari in questo momento stanno passando un periodo un po' critico, un po' difficile, davvero li abbraccio virtualmente da lontano. Avete davvero tutto il mio affetto, anche perché anch'io in questo periodo non è un periodo proprio d'oro, quindi con il pensiero vi sto vicino. Mi danno un po' di tristezza tutte le persone che magari sono un po' il Grinch del Natale, no? Un po' lo odiano, un po' non lo sopportano. Invece secondo me non c'è cosa più bella del Natale, non c'è cosa più bella di stare vicino alla famiglia, non c'è cosa più bella anche di farsi dei pensierini. E secondo me molte persone lo vivono male, io non ho ben capito perché, dicendo che comunque è una festa commerciale. Io non so, secondo me come decidi di vivertela, come decidi di vedere le cose, perché tutto dipende da te, da come le cose le vedi e da come le cose le costruisci. Quindi ci sono davvero tante persone che stanno vivendo dei momenti difficili, tante persone che magari non possono festeggiarlo perché non hanno nemmeno dei soldi per poterlo festeggiare, oppure hanno avuto un momento magari drammatico e la stanno passando male. Quindi davvero ci sono persone che non possono, magari non hanno lo spirito per festeggiarlo, quindi è inutile stare lì a dire odio il Natale, odio il Natale. Cioè, perché prendiamoci davvero le cose belle della vita, perché la vita è anche questo. Sono andata semplicemente ai grandi magazzini cinesi e devo dire che ho trovato tantissime cose davvero carine e soprattutto nel mio stile. Anzi, mi sono dimenticata di dirvi che ho trovato qualcosa da Lidl. Ho preso due confezioni, ma ve ne mostro soltanto una perché una già ne ho in uso. Sono queste lampadine a batteria e io le ho scelte con le perline. Allora, la batteria dura 6 ore, già incluse ci sono due pile di tipo AA, la garanzia è di 3 anni, la lunghezza complessiva è di 1 m e 7 cm, di cui 5 cm è il cavo di collegamento. Non so se la Lidl le rimetterà ancora, c'erano con le perline, poi c'erano con i fiocchi di neve, adesso non ricordo, però c'erano 2-3. Ho scelto queste qua con le perline perché? Perché anche se voglio tenerle dopo Natale, la perlina si porta sempre. Poi da Lidl ho preso queste palline, sono piccoline, proprio perché io ho un albero piccolino e anche se
penso che ho preso fin troppa roba, manco se dovessi fare un albero grande, quindi non so neanche se tutta la roba che ho preso ci entrerà nell'albero. Queste palline sono piccoline perché le ho pensato di mettere il più in alto, dove i rami dell'albero sono un po' più piccoli. Mi piacciono questi colori che vanno un po' nel viola, un po' nel fucsia, e poi ci sono anche queste altre palline che sono brillantinate. Le lucine le ho pagate 5 euro, mentre queste qua non ricordo se le ho pagate 2,99 o 3,99. Adesso verrà invece lo shopping un po' più succulento, perché è quello dal cinese. Anticipo col dirvi che io sopra l'albero, sopra la punta dell'albero, ancora non ho preso niente, quindi sicuramente prenderò una stella, ma devo comunque prendere molto leggera, quindi non di plastica, ma di un materiale abbastanza leggero, e credo che ve la farò vedere, non so, ma voglio fare l'albero in un vlog. Allora, in un negozio cinese ho preso questo fiocco rosa tutto glitterato, e questo qui appunto l'ho pensato di metterlo in cima all'albero, magari sotto la stella. Allora, i prezzi di ogni cosa non ricordo, però partono sicuramente dai 50-70 centesimi fino ai 2, massimo 3 euro. Ah, ecco, qui sopra c'è scritto 1,20 euro. Questo alberello fatto di legno e davanti è fatto di vellutino con queste mappine qui bianche. Per 90 centesimi ho preso questo alberello fatto così, peluscioso, che al centro ha quest'altro piccolo alberello di legno bianco e giù c'è la piuma. Allora, poi dal mondo tutto 50 centesimi ho preso, allora, questo ricordo che l'ho pagato 2 o 3 euro, tutto rosa. Non so neanche se ci va tutta sta roba sull'albero, nel caso non ci va o lo metterò giù all'albero come decorazione oppure intorno a una porta. Poi da un altro cinese ho preso al costo di 2 euro queste piume. Cosa mi servono le piume? Le piume le ho pensate di metterle nell'albero. Perché? Perché visto che il mio alberello è piccino, magrino, un po' spoglio, no? Non è come quegli alberoni, ho pensato di riempirlo con le piume, e poi mi piace anche un po' l'effetto albero un po' chic. Poi da quest'altro cinese, che c'è anche il nome sulla busta perché è di Napoli, è questo qui, Max Hebron. Max Hebron si trova a Cercola, a Via Don Minizzoni, quindi perché di Napoli è più facile recarsi appunto in questo negozio. Allora, ho preso le palline, queste un po' più grandi, va bene, le ho pagate 3 euro, sono 12 palline. Allora, mi piacciono perché questa è rosa specchio, questa è un rosa più opaco, e poi c'è questa tutta brillantinata. Poi ho preso queste altre palline, sono sempre 12 palline, e queste anche sono troppo carine perché, come potete vedere, sono sia glitterate e sia fatte così, con questa fantasia. Anche queste qua non ricordo, ma sempre sui 2-3 euro. Poi ho preso 3 confezioni di questi fiorellini, pensati di metterli sulle punte dei rami, credo per un costo di 60-70 centesimi. Ho preso questi appendini per metterci le palline, sono verdi come il colore dell'albero. Sempre parlando dei rami dell'albero, ho preso lo spray neve, questo mi ricordo l'ho pagato solo 1 euro. So che il mio vecchio albero aveva sia i rami con le pigne e sia i rami con un po' di neve, questo qui che ho preso quest'anno un po' più qui è totalmente tutto verde, quindi ho voluto prendere un po' di neve finta. Ho preso questo angioletto troppo carino perché io adoro gli angioletti, sempre con il cappellino rosa, con il cuoricino rosa e il vestitino con le paillette tutte argentate. Per continuare, ho preso questo cuore fatto di paillette rosa e intorno la pellicetta bianca, cioè è un amore questo cuore, è un cuore d'amore tutto rosa. E questo l'ho pagato, se non sbaglio, 1 euro e qualcosa o 2 euro. Poi ho preso un altro cuore bianco con al centro un altro cuore con i glitter argentati,
e delle micro paillette dorate. Ancora un altro cuore, questo è rosa tutto di peluche, anche con il campanellino. Ho preso questo fiocco di neve con questa piuma. Insomma, nel mio albero non mancano glitter e non mancano le piume, come si è potuto capire. Ho preso quest'altra confezione che ha due renne tutte glitterate. Ho preso un'altra cosa di peluche che è una stellina con quest'altra stellina di legno all'interno, e per finire con la piuma e le perline. Poi ho preso due mega fiocchi di neve bianchi sempre glitterati, e come ultima cosa decorativa ho preso questo vestitino un po' stile shabby che ha proprio l'appendino per essere appeso sul ramo dell'albero, con il fiocchettino, le due perline e il ricamo in fondo. Cioè, è troppo carino questo vestitino, troppo. Quindi ditemi se quest'albero è nel mio stile. Per finire, sempre da Lidl, ho preso in offerta, se non sbaglio, 80 centesimi, questo sapone per le mani natalizio, che è mela e cannella. È fatto così, con il disegnino proprio della rena di Natale. Quindi lo userò nei prossimi giorni. Questo era tutto il mio shopping natalizio. Mettetemi un like se il video vi è piaciuto e fatemi sapere qui giù nei commenti cosa vi è piaciuto di più e cosa ne pensate dell'albero stile rosa, stile Barbie. Se non siete ancora iscritti al mio canale, mi invito ad iscrivervi, è gratis. Spero come sempre di avervi tenuto un po' di compagnia. Vi mando tanti tanti bacini e al prossimo video.